Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, inizio questo video completamente struccata perché ci truccheremo assieme mentre parliamo, mentre vi parlo di un argomento molto importante e molto serio e estremamente delicato. Forse per questo che non ho mai voluto affrontarlo se non veramente super brevemente in qualche video di domande e risposte qua e là, ma è una domanda che mi viene fatta sempre più spesso nell'ultimo periodo su YouTube. Sono tante le ragazze, le donne, intanto inizio a truccarmi, che mi scrivono e che mi chiedono di trattare questo argomento, alcune perché hanno fatto la scelta di non avere figli. So che ci soffrono molto riguardo a questo, questa loro scelta, non perché non siano contente della loro scelta, ma perché la società comunque ha un po', c'è un po' uno stigma, no? Un'idea generale negativa verso le donne che decidono di non avere figli, cosa che non succede per gli uomini. Quindi voglio in questo video dirvi quali sono i miei pensieri, le decisioni che ho preso io per me stessa, che sono anche cambiate nell'ultimo periodo, quindi voglio fare questo video anche per aprirmi con voi, per parlarvi della mia vita privata anche in questo momento, soprattutto da quando sono tornata single. Alcune cose nella mia visione di coppia, di famiglia e anche per quanto riguarda i figli sono molto cambiate e non vi ho mai aggiornato su questo. Non abbiamo mai in realtà affrontato questo argomento, che è un argomento comunque molto molto appunto delicato, e alcuni me lo chiedono. Secondo me è proprio una domanda che non andrebbe fatta alle amiche, alle ragazze, alle donne, cioè vuoi avere figli oppure no, però io mi sono sempre aperta moltissimo su un po' tutta la mia vita privata qui su YouTube, quindi sono anche, vi dirò, contenta che mi chiediate di affrontare questo argomento, perché mi avete dato la possibilità di parlarne e mi date la possibilità di aprirmi un pochino su questo. Per quanto mi riguarda, io sono cresciuta con l'idea che la normalità fosse quella di sposarsi, avere una famiglia, fare dei figli, e non mi sono, onestamente, fino a poco tempo fa, non mi sono mai fermata a chiedermi se questo era quello che volevo davvero oppure se era una cosa che mi era, non lo so, stata insegnata, inculcata fin da piccola, del fatto che appunto questa fosse l'unica scelta possibile, naturale, anche se detesto utilizzare questa parola, però la scelta più normale da fare per una donna fosse quella di ad un certo punto trovare un compagno, sposarsi, non so sposarsi, ma insomma trovare un compagno ed avere dei figli. Non è mai stata una cosa su cui io mi sono soffermata veramente, su chiedermi ma io lo voglio davvero oppure è solo una cosa che penso che devo fare nella mia vita perché tutti me l'hanno insegnato, perché il 90% delle mie amiche è questo che ha fatto e tutti fanno questo, quindi devo farlo anch'io. Ho iniziato a chiedermelo solo negli ultimi tempi e facendomi questa domanda, pensandoci veramente, io mi sono resa conto che non è mai stata una cosa che io ho desiderato, non è mai stata una cosa che io provo nel profondo, che alcune mie amiche mi hanno descritto, e cioè questo quasi un bisogno, no? Quasi un desiderio così grande, che poi è quello di cui mi ha sempre anche parlato mia mamma, ma io non ho mai avuto questo desiderio dentro di me di diventare mamma. Mi sono sempre piaciuti i bambini, cioè mi piace coccolare i bambini delle mie amiche, e sono bellissimi i bambini, però non è un desiderio che alla fine io ho dentro di me. E specialmente dopo la fine della mia ultima relazione e dopo ovviamente la delusione, ho come un po' perso la fiducia nel genere maschile, ma non voglio fare un discorso generalizzando, eccetera. Quello che intendo è che per fare un figlio bisogna veramente fidarsi tanto del proprio compagno, cioè bisogna arrivare a un livello di fiducia che io onestamente penso di aver messo troppo a terra. Un livello di fiducia che io onestamente non penso di poter raggiungere, almeno per il momento io la vedo così, ed è difficile che io
cambi idea quando sono tanto tanto sicura di qualcosa, perché purtroppo sono arrivata a questa conclusione dopo che mi sono resa conto, e parlo per me naturalmente, io sono felice per chi in coppia è felice ed ha avuto la fortuna di trovare la persona che fa per lei, per lui, eccetera. Quindi questa, ecco, io parlo naturalmente per me, e per mio vissuto ho visto che gli uomini sono molto bravi a venderti un po' una bugia, nel senso che all'inizio, almeno per quanto mi riguarda, mi sono resa conto che sono molto bravi a fingere. Io sono, come dice Neil, credulona, e ho capito per me stessa, per il mio bene, che devo non fidarmi così facilmente delle persone in una relazione, se non altro. Quindi il pensiero di fare un figlio con qualcuno che significa che io gli do in mano il mio futuro, letteralmente, cioè la mia vita, perché poi nel caso mi dovessi lasciare con quella persona, appunto, le persone poi ad un certo punto, per mia esperienza, non sempre ma spesso, cambiano completamente, specialmente se all'inizio facevano finta di essere quello che non sono, e quindi tu li vedi per quello che sono a volte solo quando arriva il momento in cui non si va d'accordo. E io veramente troppa paura di affidare tutta la mia vita, il mio futuro, il mio presente, il mio futuro, a una persona che potenzialmente potrebbe poi renderti la vita un inferno. E questa fiducia così grande io l'ho persa nel tempo con gli uomini. Mi sono resa conto, appunto, specialmente dopo l'ultima delusione, che per quanto mi riguarda, cioè, forse sono diventata un po' evitante. Sarebbe dare così tanta fiducia in mano ad un partner che, per mia esperienza, grazie al cielo, non l'ho mai fatto, perché altrimenti mi mangerei ancora adesso le mani, non probabilmente per aver fatto un figlio, ma per la persona con cui l'avrei fatto, ecco. Quando mi capita di ripensare indietro ai miei ex, soprattutto ad alcuni, il mio pensiero è: meno male che non ci ho fatto un figlio, meno male che ci siamo lasciati. Tant'è che una delle mie paure più grandi in questo senso è di fidarmi dell'uomo sbagliato, farci uno, due figli e poi ritrovarmi un giorno a pentirmi di essermi fidata di questa persona, di essere infelice in un matrimonio, in un rapporto da cui è difficilissimo uscire, soprattutto quando ci sono dei figli, e di sentirmi in prigione e di non poter più tornare alla vita che avevo prima, e di stare accanto all'uomo sbagliato, di rendermene conto solo troppo tardi. E avete presente quando si vedono nei film quelle scene di quelle mamme in una coppia che è oggettivamente infelice, che lo vedono tutti, che hanno un sacco di bambini, che sono l'immagine perfetta della coppia infelice con dei bambini che anche loro sono infelici? Ecco, questo è il mio, forse il mio terrore più grande, di finire in una situazione del genere da cui non c'è via d'uscita, o se c'è via d'uscita, perché in realtà una via d'uscita c'è sempre, è però tanto 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 più difficile, tanto 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 più complicata. Appunto, sarà il fatto che non mi fido degli uomini, non mi fido di me stessa perché mi fido degli uomini sbagliati, e quindi penso che fare un figlio sia un passo talmente tanto grande che io non penso di riuscire mai ad avere più questa fiducia in un uomo, da pensare sì, ci farò un figlio, ci farò una famiglia. Poi naturalmente non ho la palla di vetro, naturalmente poi nella vita mai dire mai, ma sarebbe un passo talmente tanto grande che non so quanti anni mi ci vorrebbero per stare con una persona, per potermi fidare completamente di lui, tanto da poterci fare un figlio. Sarebbero talmente tanti anni che probabilmente sarei già vecchia. È proprio un'altra cosa che mi è sempre capitata, e qui ditemi se sono l'unica, ditemi se vi capita, se vi capitava. Nella mia vita ho sempre avuto sogni in cui ero incinta, ma sono sempre stati degli incubi. Non c'è mai stata una volta in cui io abbia fatto questo sogno e non fosse stato un incubo. Io mi ritrovavo
incinta di tanti mesi con il pancione e dicevo, oh mio Dio, non ho modo di tornare alla vita che avevo prima. Cioè, anche nei sogni per me è sempre stato un passo talmente impegnativo che mi spaventava solo di per sé diventare mamma, perché è una cosa talmente importante e me lo dicono le mie amiche che ti cambia completamente la vita, che ti sconvolge la vita, e loro naturalmente mi dicono che ne vale la pena perché loro sono oggettivamente felici di ciò che hanno, però era quello che loro volevano, ma non è mai stato quello che io volevo. Io non sento questa cosa, cioè ne parlavo con una mia amica che ha dei figli e lei mi diceva, ma non senti questo desiderio, questa cosa? E io le ho detto, no, non l'ho mai sentito, non l'ho mai provato. So che alcune donne la provano questa sensazione, questo appunto, quello di cui parlavamo prima, questo forte desiderio, ma per quanto mi riguarda non è mai stato così. Vedo le mie amiche, alcune hanno bambini un pochino più grandi, altre li hanno appena avuti, e vedo quanto sia difficile, quanto sia impegnativo, come la loro vita sia cambiata completamente. E più vivo questa cosa con loro, più penso che non sia la vita adatta a me. Forse devo essere la zia, quella che viaggia costantemente, che ti porta i prodotti, make-up e che ha due gatti. Perché questo, lo vedete, questo mi fa sorridere, questo mi fa essere felice. Cioè, quando sento qualcuno dire, o mi sento dire, resterai da sola con i tuoi gatti, cioè per me è un complimento, è una cosa che dico, mamma mia, lo spero, cioè lo spero veramente, perché il mio incubo più grande è quello di finire in una relazione infelice con dei bambini e, tra virgolette, passatemi il termine, ma capite cosa intendo, essere incastrata. E un'altra cosa che mi terrorizza è l'essere potenzialmente una mamma single, perché mia mamma lo è stata, mia mamma è stata una mamma single e so perfettamente quanto sia difficile, so perfettamente quanto sia complicato. Mia mamma è sempre stata una donna che ha lavorato e so quanto è complicato appunto crescere un figlio da soli, anche se io ho sempre avuto mio papà in realtà, però non è la stessa cosa, non è lo stesso tipo di aiuto. Se mi seguite siete delle mamme single, tanto di cappello a voi, perché siete delle super donne, veramente delle Wonder Woman, e questa cosa lo so che poi ne vale la pena, ma io penso che non sia la vita per me, non penso che non è quello che desidero. Quindi sì, questo è come la penso. So che tempo fa ne avevamo parlato, anni e anni fa avevo menzionato in realtà soltanto questa cosa in un video che... E io ho risposto senza neanche pensarci, cioè qualcuno mi aveva chiesto vorresti avere dei figli? Io ho risposto senza nemmeno pensarci sì. Però non è una cosa che penso di vedere proprio nel mio futuro. E so che ci sono persone che pensano, beh, cambierai idea, non è possibile che una donna non voglia avere dei figli, e invece dovremmo, secondo me, proprio come società, un pochino tutti, abituarci che invece è possibile. Ci sono anche donne che i figli non li vogliono, che non li hanno mai voluti, o che magari poi hanno cambiato idea, ma è giusto e normale anche questo. Quello che secondo me non è giusto mettere figli al mondo quando non li vuoi, quando non li desideri. Questo me lo diceva una mia amica che è psicologa, ha studiato psicologia, e mi diceva, a noi insegnano che i bambini si fanno sempre per questioni egoistiche, cioè fare un figlio, tra virgolette, è una scelta egoistica, perché tu non lo fai per lui, che non è neanche nato, lo fai per te stessa, per te stesso. Questo non significa che io voglia dare degli egoisti a tutti quelli che fanno figli, però nel mio caso sarebbe una scelta particolarmente egoista, perché io non sento questa necessità, questo desiderio, questa cosa dentro di me. Quindi secondo me sarebbe più sbagliato fare un figlio sapendo che tu non lo vuoi, piuttosto che perché spesso sento dire alle donne che non vogliono avere figli che sono delle egoiste e che dovrebbero pensare a quelle che ne possono avere, ma cioè che ne vogliono avere ma non ne possono avere, e in realtà
Io non sono d'accordo con questo perché alla fine il futuro è il mio e quindi è giusto che io scelga quello che è più giusto per me stessa e se quello che mi fa stare meglio è avere i gatti, ma non dei bambini, alla fine è giusto che gli altri rispettino questa mia scelta. Appunto, spesso mi scrivete, alcune di voi hanno una famiglia e vogliono sapere semplicemente se voglio avere dei figli, è pura curiosità. Altre mi scrivono perché hanno preso questa decisione di non avere figli e vogliono che io ne parli, forse anche per normalizzare ciò. E quando ero più piccola, o comunque in realtà ancora adesso, quando vedo delle persone online parlare di qualcosa in cui io mi identifico, magari qualcosa di cui io mi sono sempre vergognata a parlare, vedo che qualcuno che ammiro ne parla, dentro di me mi sento più accettata, mi sento meno strana, mi sento più normale, quindi voglio fare questo video anche per chi ha preso la mia stessa decisione, ha fatto la mia stessa scelta e vuole sentirsi un pochino di più rappresentata, perché è giusto che, secondo me, è giusto che le donne che hanno fatto questa scelta ne parlino per normalizzare questa cosa, che dovrebbe essere già di per sé una cosa normale, perché ognuno con la sua vita ci fa quello che vuole, ma in realtà le donne vengono molto giudicate per questa scelta e mi dispiace dirlo tanto in Italia rispetto agli altri paesi, ed è una cosa che secondo me si può normalizzare perché le statistiche dicono che le donne che non vogliono avere figli sono sempre di più e penso che sia giusto parlarne, normalizzarla questa cosa e far sì che gli altri l'accettino, perché io non ho mai capito perché gli altri debbano avere il diritto di dirmi che cosa devo fare con la mia vita, con il mio corpo e stessa identica cosa vale per il discorso voglio o non voglio avere figli, il futuro è mio, la vita è mia e quindi è una decisione che devo poter fare senza il giudizio degli altri. Sempre parlando di statistiche, sono andata a leggermi un po' le statistiche per quanto riguarda le donne che hanno figli e le donne che non ne hanno, e viene fuori che le donne che vivono più a lungo sono quelle che non hanno figli, le donne che sono più felici come categoria di persona sono le donne single, e questo mi ha fatto pensare al fatto che i momenti della mia vita in cui io ero più felice, serena, che non dovevo preoccuparmi di uno che fosse arrabbiato con me, che avesse qualcosa, cioè i momenti veramente in cui stavo bene erano sempre momenti in cui ero single, cioè in cui ero da sola. E questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, perché mi sono resa conto che io ero la statistica e non mi ero mai fermata, cioè non mi sono mai soffermata un attimo a vederle queste cose, a pensarci. E almeno nel mio caso è stato così, poi ovviamente non è lo stesso per tutti, però io sono veramente cresciuta con quest'idea che questa fosse l'unica cosa che io potevo fare, cioè non avevo neanche la coscienza, cioè non ero neanche cosciente del fatto che potesse essere una mia decisione, cioè la società mi ha fatto credere che l'unica possibile vita, l'unico possibile futuro per me fosse quello di avere dei figli ed essere una mamma e ci ho dovuto lavorare per rendermi conto che non è così, che in realtà la scelta spetta a me. E non voglio sembrare insensibile quando dico questo, ma ad esempio quando sono fuori con gli amici e loro hanno dei bambini, io mi diverto tantissimo con i bimbi, però sono contenta che poi io me ne vado a casa ed ho silenzio a casa mia, ci cioè sono solo i miei gattoni, mentre i bambini poi se ne vanno a casa con i loro genitori e io non devo fare tutto quello che una mamma deve fare per i propri figli e che è giusto che faccia. Naturalmente, però ripeto, non penso che faccia per me. Almeno io adesso la vedo assolutamente così. Può arrivare una persona che mi fa cambiare idea, sì, ma la vedo molto difficile. E se tutto questo non dovesse bastare,
mi sono informata su tutte le complicazioni e su quanto sia effettivamente pericolosa potenzialmente una gravidanza per il corpo di una donna. Anche questo non è una cosa da sottovalutare. Tante volte i racconti delle mie amiche di quanto è successo in sala parto mi hanno veramente, veramente terrorizzata. Mi ricordo un momento in cui eravamo in tre ed una, entrambe mamme, e io ero là tipo, oh mio Dio, che cosa mi state dicendo? Non sapevo neanche che umanamente fosse possibile questa cosa. E mi hanno vista oggettivamente scossa e mi hanno detto, oddio, adesso non farai figli perché ti abbiamo scioccata. E io ero tipo, un pochino sì, perché naturalmente la gravidanza non è uno scherzo, è pesante per il corpo di una donna. È un miracolo che il nostro corpo possa farlo, ma è comunque pesante e pericoloso. E c'è una ragazza su TikTok che si chiama A Girl with the List, The Girl with the List, che ha una lista di centinaia di motivi per i quali lei ha deciso di non avere figli. E la maggior parte di queste motivazioni sono tutte legate a delle possibili complicazioni che si possono avere durante e dopo la gravidanza. E sono cose che mi hanno davvero, davvero traumatizzata. Alcune rare, altre meno rare, ma sono tutte cose che mi hanno spaventata, traumatizzata. E nuovamente lo penso, se sei, diciamo, destinata a diventare mamma, probabilmente queste cose non ti spaventano, cioè dici, ok, sono pronta, voglio diventare mamma, quindi queste cose le affronto, che è quello che probabilmente ha fatto la maggior parte, cioè quelle che mi seguono e che hanno effettivamente deciso di avere dei bambini. Quindi per me però queste sono cose che mi bloccano, per questo dico molto probabilmente il mio non è, molto probabilmente se avessi questo desiderio così grande questo non mi fermerebbe. Nel mio caso invece mi basta per fermarmi e dire non ne sono certa. Quando parlo con le mie amiche e mi raccontano di quanto sia difficile essere mamme, di quanto sia complicato, di quanto sia estenuante fisicamente, mentalmente, psicologicamente, non posso che pensare sempre di più. È una cosa che è andata ad aumentare negli anni. Cioè io sono partita quando ero molto più giovane, che dicevo sì, sicuramente farò dei figli, sì, voglio essere una mamma, a poi a cambiare mano a mano, piano piano idea, fino ad arrivare a pensare che, e forse questa cosa suonerà super egoista, ma se penso la mia vita sarebbe migliore se io avessi dei figli adesso, sia in coppia che da single, cioè sarebbe migliore, per quanto mi riguarda, la risposta che mi esce automaticamente, perché poi è una cosa diversa, cioè ognuno ha dei propri desideri diversi, siamo tutti diversi, ma per me penso no, non è una cosa che in questo momento desidererei, non è una cosa che una scelta che mi migliorerebbe la vita. E so che suona egoista come pensiero, ma preferisco dedicarmi a me stessa e non avere la responsabilità di dovermi dedicare prima ad un altro essere umano e poi a me stessa. Quindi ditemi il vostro pensiero su questo argomento, che è appunto super super delicato, ma è anche importante da affrontare, ed è una cosa che ho voluto fare con voi, perché appunto è un video super 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 privato, super intimo da fare anche per me. Fatemi sapere se vi va di condividere le vostre idee riguardo questo, se vi va di condividere le vostre scelte riguardo a questo, e mi farebbe molto molto piacere confrontarmi con voi. Sapete che leggo sempre tutti i commenti, quindi io vi mando un bacio gigantesco. Come al solito non può mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!